Venafro, oggi un tema sulla sanità. Il sistema nostro deve guardare verso il futuro e quindi verso il digitale. Da che punto di vista dobbiamo migliorare, secondo lei, su questo fronte? Dal suo punto di vista? Dal mio punto di vista, sì, medico, diciamo, certamente, ma la digitalizzazione nonché la computerizzazione di fatto di tutti gli strumenti che da prima erano cartacei o addirittura a parole, insomma, perché negli ospedali ancora forse c'è questa abitudine di dire facciamo questo o lavoriamo in questo modo, ma ancora gli strumenti, quindi computerizzati e digitali, non sono presenti totalmente. Si stanno facendo dei grandi passi e questo, diciamo, convegno è sicuramente utilissimo, perché se ho sentito dire del diritto alla salute, fondamentale, d'altra parte i tagli che purtroppo inevitabilmente forse per i ridotti, diciamo, apporti finanziari delle regioni, dello Stato, spero che mantengano questo diritto alla salute e che anzi poi gli strumenti scientifici, nonché la digitalizzazione, possano essere veramente invece quel risparmio che noi ci aspettiamo. Di fatto questo potrebbe essere la chiave di volta, perché si possa risparmiare sempre più avendo strumenti scientifici computerizzati e che sono utili per questo obiettivo. Ecco, peraltro gli stessi sistemi che utilizzeremo, perché non li stiamo utilizzando ancora completamente, per curare, potremmo utilizzarli per prevenire. Questo diventa fondamentale in una popolazione come la nostra che ha crescita zero. Assolutamente sì, sicuramente, anzi, non solo la crescita zero, ma per noi che facciamo il nostro mestiere di ortopedici sempre più, mi è capitato di operare proprio una settimana scorsa una di 101 anni, non di 100 anni, di 101 anni, e devo dire è una notizia, devo dire la verità, che sì, poi è andata anche sulla, insomma, mi sembra in televisione, insomma, se ne è parlato, perché io sto all'ospedale Pertini e se ne è un po' parlato perché era arrivata questa signora, tra l'altro con ancora perfettamente lucida, e quindi l'abbiamo dopo una settimana mandata in riabilitazione. Quindi sicuramente tutti gli strumenti che aiutano una società come la nostra, che ha da una parte la crescita zero, dall'altra invece l'aumento dell'età media notevolissima, soprattutto anche nella nostra città, tutti questi strumenti sono fondamentali per avere una migliore qualità, proprio come si diceva, della vita dei pazienti, dei malati e quindi degli utenti. Benissimo, dottore, la ringraziamo molto.